Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia e sono qui oggi con delle letture che risponderanno alla domanda: rincontrerò questa persona? La persona in questione non deve necessariamente essere una persona con cui avete avuto una relazione, si può trattare anche di una persona amica o anche di un familiare. Oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diverse cartoline. Per la prima lettura abbiamo le tartarughe, per la seconda abbiamo le libellule e per la terza abbiamo i narvali. Vi do qualche secondo di tempo per fare la vostra scelta. Prima di lasciarvi alla vostra lettura, volevo aggiungere brevemente, per chi fosse interessato a fare un consulto con me, che è possibile prenotarla attraverso il mio sito www.theartistdivination.co. E questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento e buona lettura. Ed eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto le tartarughe. Dunque, qui abbiamo le carte di Lenormand, una fila lunga di carte, poi abbiamo i tarocchi di Alice che non usavo da tempo e queste carte ci diranno appunto se rincontrerete questa persona e poi abbiamo una carta consiglio. Sarà comunque un messaggio breve. Allora, qui abbiamo il serpente, la luna, la volpe, la nuvola. Il cavaliere, il giardino, il cuore, il bambino e la cicogna. Qui abbiamo un 9 di bastoni, il giudizio e il 6 di coppe e il consiglio è il 2 di spade. Dunque, abbastanza chiara questa lettura. Al momento l'energia non è delle più amichevoli tra di voi e questa persona. Con una carta del serpente, la luna e la volpe c'è un'energia abbastanza ingannevole nell'aria. Sento anche interferenze esterne. Chiaramente prendete queste informazioni e adattatele alla vostra situazione. Se si dovesse trattare di una relazione affettiva, si potrebbe anche trattare obiettivamente di una terza persona, altrimenti di una qualsiasi altro tipo di influenza esterna. Potrebbe trattarsi di altre persone oppure di circostanze, però la sento come una situazione tra voi e l'altra persona piuttosto problematica. Al momento la situazione con la carta delle nuvole è molto confusa, molto confusa. Direi tra l'altro che anche guardando i tarocchi di Alice, con un 9 di bastoni siete entrambi, direi, arrabbiati e sulla difensiva, perlomeno molto sulla difensiva. Sento aria di inganno, di conflitto, di discussione, di litigi. Io ho la sensazione che nel giro di 6 mesi, orientativamente, siete migliaia di persone, quindi potrà essere un mese in più, un mese in meno. Nel giro di 6 mesi, con una carta del giudizio e con il cavaliere in questa posizione, ci saranno delle novità. Ci saranno delle novità. Ho la sensazione che rincontrerete questa persona più o meno entro 6 mesi. Più o meno. E ci sarà un momento che il 6 di coppe definisce un po' nostalgico, direi quasi romantico-nostalgico. Se questa non si dovesse trattare di una relazione affettiva, potrebbe essere un incontro in cui si ripensa al passato, un incontro in cui si riparla di alcune questioni del passato. Ho la sensazione che si tratterà comunque di un incontro positivo, quello con questa persona. La carta del cuore del bambino e della cicogna ci dicono che comunque in generale ci sarà un miglioramento in relazione a questa persona, che non vuol dire anche se fosse un ex che tornerete insieme, ma sicuramente ci sarà un leggero miglioramento, l'atmosfera si alleggerirà tra di voi. Ci tengo però a dire che
soprattutto se questa persona è un ex, non vedo un ritorno inteso come uno stare insieme. Vedo in generale un miglioramento dell'energia e della tensione tra di voi e questa persona. Ci sono altre carte che potrebbero indicare un ritorno, uno stare insieme, ma non vedo quelle carte. Vedo in generale un alleggerimento e un miglioramento dell'umore. Il consiglio per voi è quello del Due di Spade, che è una carta sempre un po' di confusione e di scelta. Chiaritevi bene ora quello che volete veramente da questa persona, perché c'è incertezza nell'aria, ho la sensazione che siete divisi, quindi che non sapete bene se rimanere in un'energia arrabbiata e tesa o se entrare in un'energia più armonica in relazione a questa persona. Definitevi ora bene nella testa quello che, o tra un po' comunque, quello che volete veramente da questa persona, perché l'energia è troppo incerta in questo momento. Spero che questo messaggio vi possa essere d'aiuto, io vi auguro tutto il meglio, buon proseguimento. Eccoci qui con la seconda lettura per chi ha scelto le libellule. Qui abbiamo le carte di Lenormand e qui abbiamo il mazzo di tarocchi di Alice. E ci diranno appunto se rincontrerete questa persona, se questa persona ritornerà in qualche modo nella vostra vita, e qui abbiamo un consiglio. Scopriamo le carte. Allora, qui abbiamo la carta dei pesci, l'ancora, la montagna, la chiave, la croce, il cuore, il cavaliere, i topi e il sole. Qui abbiamo lo Ierofante, il 10 di denari, l'asso di bastoni, il consiglio, il cavaliere di coppe. Dunque, sento un grande ostacolo tra voi e questa persona, di qualunque sia la natura di questo rapporto, sento un grande ostacolo. Sento addirittura, magari questo sarà un messaggio per poche persone, una distanza geografica. Al momento le cose sono bloccate, secondo me saranno bloccate per un bel po', per un bel po', per diversi mesi. Però vi dico, ho la sensazione che in molti casi sta a voi, visto che abbiamo la carta della chiave, sta a voi aprire o meno, sbloccare o meno questa montagna. Non è una cosa semplice perché credo che siate molto addolorati rispetto a questa persona. Siete migliaia di persone, dipende, nel vostro caso dipende molto da voi, dipenderà da voi se ricontattare o meno questa persona, ma sento che non è qualcosa che farete a cuor leggero. Le tempistiche io le sento lunghe, quindi dipenderà da voi, però le sento molto lunghe. Mi verrebbe quasi da dire un anno, 10 mesi, 12 mesi. Chiaramente siete migliaia di persone, per cui le tempistiche sono sempre complicate, però è una tempistica comunque lunga e dipende molto dalla vostra volontà. Ho anche la sensazione che se decideste di vedere questa persona, la sensazione che dovreste avere delle aspettative un po' più basse, che qui abbiamo col cavaliere e i topi, non sono sicura che questo incontro avverrà secondo le vostre aspettative. I topi nel sistema di Lenormand sono sempre una carta complicata perché tolgono energia da una questione, come se rosicchiassero, come se portassero via un po' di energia da questo incontro. Il consiglio per voi è, guardate, i tarocchi mi dicono più o meno la stessa cosa, che è possibile, asso di bastoni, rincontrare questa persona, però è un'energia un po' campata per aria, non la vedo solida e concreta. Io lo sento, cavaliere di coppe, un po' più come un vostro sogno, come un vostro desiderio. Quindi sì, è possibile rincontrare l'altra persona, ma sta a voi, è una vostra decisione. Ho la sensazione che
Siete molto addolorati in questo momento, la sensazione che dipenderà da voi sarà una vostra scelta e ci metterete un po' di tempo a decidere se incontrare o meno questa persona. E onestamente non sono sicura che questa persona poi rimanga. E non sono neanche sicura che otterrete quello che tanto desiderate da questo incontro. Cavaliere di coppe, cercate di essere meno idealisti rispetto a questa situazione, un po' più concreti, meno astratti. In ogni caso è un'energia molto lenta e che sta molto in là nel tempo. Spero che questo messaggio vi sia utile, noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento. Ed eccoci qui con la terza lettura. Andiamo a vedere se rincontrerete questa persona, se questa persona ritornerà nella vostra vita. Qui abbiamo le carte di Lenormand, qui tre carte dei tarocchi che risponderanno sempre alla stessa domanda e qui una carta consiglio. Vediamo prima le carte. Allora, qui abbiamo il cavaliere, la nave, la carta degli uccelli, i pesci, l'ancora, il bouquet, la chiave, la luna e la falce. Qui abbiamo un 5 di denari, un 5 di spade, un 8 di denari e qui il 3 di bastoni. Ecco, dunque, io sento molto forte qui un'energia di allontanamento con questo cavaliere e la nave. È come se l'occasione di rincontrarsi ora fosse sfumata. E ho la sensazione, perlomeno in molti casi, che sia stata questa persona ad allontanarsi. Ed momento io diciamo l'opportunità di rincontrarsi non la vedo. Con un 5 di denari e un 5 di spade sento un'energia di conflitto e anche un'energia un po' povera. Ho la sensazione che ci saranno novità, ma onestamente non sento un vero e proprio incontro. È come se arrivassero delle notizie o una novità rispetto a questa persona. Ho un qualcosa che vi permette in un certo senso di fare pace. Con la memoria, possiamo dire, di questa persona, ma al momento io non sento un'energia che è destinata a ritornare nella vostra vita e a rimanere, soprattutto con una falce in chiusura. È come se mi viene da dire orientativamente verso settembre, ottobre, arrivasse un qualcosa, una notizia, un'opportunità, un'informazione a sorpresa o una novità nella vostra vita che vi permette di rifare pace un po' con la memoria di questa persona. Però ecco, non sento un vero e proprio incontro. Tra l'altro stavo guardando la carta del consiglio, questo 3 di bastoni, si vede Alice che è appoggiata a un albero e c'è questo personaggio, strano personaggio con la testa da cavallo che viene verso di lei. È come se il tempo rendesse questa persona più aliena ai vostri occhi. Quindi in ogni caso, anche se dovesse in qualche modo rispuntare o se la doveste incontrare, ci sarebbe comunque una grande distanza tra di voi. Ho la sensazione che non ci sia più molto da condividere. Tra l'altro con questa carta del 5 di spade come carta centrale sento proprio tensione e conflitto alla base. Come delle divergenze o una diversità che in qualche modo è incolmabile. Quindi rincontrerete questa persona? Nì, nel senso io non sento un vero e proprio incontro, sento delle novità tra settembre e ottobre, novità in arrivo che in qualche modo vi permettono di fare pace con questa persona, però non vedo un vero e proprio incontro, un vero e proprio ritorno di questa persona nella vostra vita, direi di no. Come
come ultimo consiglio, ecco, vi dico di riflettere sulle motivazioni che vi hanno allontanato da questa persona, perché secondo me sono motivazioni importanti. Quindi, secondo me avete già, in un certo senso già lo sapete se questa persona più o meno ritornerà o la rincontrerete. Lo sapete, ci sono dei motivi importanti per cui questa persona in questo momento è lontana. E dubito che le vostre diversità si possano in qualche modo colmare. Spero che questo messaggio vi sia utile e io vi auguro tutto il meglio. Buon proseguimento.